Konnichiwa! Ragazzi, come state? Molto bene. Oggi sono qua per fare un nuovo video e oggi farò insieme a voi What's in my iPhone 11 edizione iOS 14, visto che non so se avete visto, è appunto uscito il nuovo aggiornamento che è iOS 14, dove ci sono delle icone più particolari, dove ci sono delle cose più particolari, e volevo farvi vedere come l'ho modificato io. Vi dico che in realtà è venuto molto carino, mi piace, però è molto semplice, molto stile Gossip Girl, non so, rosa, adesso ve lo faccio vedere. Comunque per tutto il video mi si è spezzata un'unghia, ho fatto anche il semipermanente, però mi si è spezzata, fantastico, guardate che brutta. In realtà non guardatela, guardate le altre che sono molto belle. Ok, allora vi faccio vedere, questo è il mio telefono ed è un iPhone 11 come vedete. Ho questa cover ancora, è ancora la mia unica cover perché avevo ordinato delle cover ma non mi sono ancora arrivate. E allora, questa qua è la cover ed è tipo arancione, devo assolutamente comprare un'altra perché questa è tipo, si è scurita, sta diventando brutta. E ci avevo attaccato questo adesivo di Subdued che, come vedete, ha la farfalla arancione, però praticamente si sta rovinando anche lui. Questo qua è il telefono in questione, io lo amo, è bellissimo ragazzi, io lo amo. E come vedete è bianco, e niente, bellissimo, mi piace un sacco. Allora, adesso vi faccio vedere quello che c'è dentro. Oh mamma mia. Comunque ragazzi, non so in realtà, credo che voi non sentiate, comunque se sentite vari rumori di acqua è perché piove tantissimo e sta venendo l'autunno, cioè è venuto l'autunno, quindi già si stanno iniziando a sentire le giornate che si accorciano. E veramente ragazzi, basta, io amo l'estate, davvero preferisco molto l'estate. Ok, allora direi di iniziare, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo. Allora, questo qua è il blocco schermo, come avevo già anticipato, è tipo tema Gossip Girl, tema marchi, cioè Dior, Saint Laurent, Chanel. Se mi seguite su Instagram, io l'avevo fatto tema New York, tipo c'erano i grattacieli di New York, eccetera, solo che ho deciso di cambiare perché così mi piace molto di più, devo dire, tipo tema parigino, non lo so come chiamarlo, mi piace tantissimo, molto chic. E io, per trovare tutti questi sfondi, voi me lo chiedete, vedo su Pinterest. Però su internet scrivo tipo wallpaper Pinterest e poi metto una parola chiave, ad esempio pink, o ad esempio qua ho cercato Gossip Girl se non sbaglio, o magari potete cercare un brand tipo Dior, e vi usciranno tantissimi wallpaper si scrive, tema a seconda della parola chiave che avete cercato, ed è davvero secondo me una cosa molto bella. Ci sono tantissimi sfondi davvero davvero molto belli, davvero mi piacciono tantissimo, e ho deciso di prendere questo qua, anche se devo dire la verità ne ho trovati anche altri che erano davvero molto carini. Tra l'altro questo qua è anche un po' tema natalizio perché come vedete qua c'è l'albero di Natale, tra l'altro tra un po' arriva anche il Natale. Fantastico. Allora direi di iniziare. Una cosa molto carina di iOS 14 è proprio che si possono mettere delle icone grandi sulle schermate. Ho visto che molte persone hanno utilizzato diverse applicazioni per fare questa cosa. In realtà ho deciso di mettere le applicazioni bene o male le schermate che già ti dava Apple, quindi non scaricare altre applicazioni. Adesso non mi ricordo, si chiamava tipo Widgetsmith un'applicazione, solo che vabbè, io ho deciso di mettere semplicemente la schermata ti dava già Apple e non fare tipo un casino mettendo delle fotografie eccetera, ho preferito fare così. Comunque lo sfondo della mia schermata, mi sono dimenticata di farvelo vedere, è davvero molto carino, devo dire, l'ho fatto io. Perché non so se vi ricordate, la schermata che avevo per blocco schermo aveva una piccola scritta Dior, e quindi l'ho rintagliata praticamente qua e mi piace tantissimo, l'ho messa qui sotto in modo tale che coincida perfettamente con lo spazio tra le applicazioni e tra le applicazioni qua. Mi piace davvero tantissimo, è troppo carino. Comunque una cosa molto carina è che se hai tipo più schermate, ecco, questa qua come vedete sono tutte le pagine, però io ho solamente una schermata. Però se hai più schermate, ma io non so come si fa questa cosa, ho visto però che la facevano tutti. Vedete qua, ho cercato mettendo il più, sono usciti tutti i vari widget si chiamano. Ah, quindi si chiamano widget. E potete decidere se mettere altri widget, ad esempio quello del tempo di utilizzo, quello del promemoria, quello delle note, quello delle news, quello del meteo, quello delle foto, quello dei comandi, quello del calendario. E via dicendo, diciamo, ce ne sono davvero tantissimi che potete mettere, ad esempio anche quello della batteria è davvero molto carino, potete decidere se metterlo, in quale maniera metterlo, ad esempio così,
o così, o così. Tipo, se faccio aggiungi Witch Smith, esce così. Ce ne sono davvero tantissime, ad esempio questo delle foto, come vedete adesso escono queste determinate foto, queste di Parigi, e questa è davvero bellissima. Però una cosa che non mi piace è che tipo le foto decide lui quale mettere, Apple. E quindi adesso c'è questa fotografia di Parigi che devo dire ci sta benissimo col feed al momento, ma poi sono sicura che varieranno e quindi diventeranno delle fotografie che non mi piacciono, quindi ho deciso di metterlo così senza aggiungere la schermata delle fotografie. All'inizio l'avevo anche messa perché era uscita una foto che mi piaceva, poi è iniziata a cambiare e uscivano delle fotografie che non mi piacevano, quindi molto sad, però devo rimuovere e mettiamo come era prima, anche perché poi non combacerebbe più con la schermata, quindi rimaniamo così. Allora, dicevo appunto, ho il calendario e devo dire che ultimamente vi sto mettendo anche dei promemoria sul calendario perché escono qua laterali, quindi magari posso dimenticarmi di qualcosa, lo scrivo sul calendario e me lo ricordo. Questo è difficile da dimenticare. Comunque domani inizio scuola e me lo sono scritta. Ad esempio scrivo, non lo so, se c'è un evento importante o qualcosa di importante, dove andare, qualcosa di importante da fare. Ad esempio, non so, devo andare dal dentista, lo scrivo qua perché sicuramente lo dimenticherò, almeno così me lo ricorda, lo so bene, mi appare in questo lato. E l'ho messo viola perché ho casa o lavoro, puoi scegliere quando metti questi promemoria, e ho scelto di mettere tipo lavoro, anche se vabbè è scuola, però non è casa e non è neanche lavoro, però si avvicina di più al lavoro che a casa. E quindi niente ragazzi, tra l'altro le scuole, fatemi sapere tra l'altro a voi come funzioneranno le scuole, perché ho visto che alcune persone fanno una settimana in presenza, una settimana video lezione, metà orario, così. Fatemi sapere, io faccio dalle 8 alle 11, questa è la prima settimana, dalle 8 alle 11, poi non si sa ancora, vi farò sapere su Instagram, seguitemi là mi raccomando. Adesso direi di iniziare con le vere cartelle, dove ci sono le vere applicazioni. Ok, la prima cartella che ci appare davanti, comunque se vedete che l'orario ha fatto un balzo enorme perché sono andata a pranzare. Allora, come vedete le mie cartelle sono tutte segnate con un emoji diversa, che non si attiene a quello che c'è nella cartella, quindi alle applicazioni, ma semplicemente mi piaceva come stava con lo sfondo e le volevo fare un po' aesthetic. Allora, come vedete abbiamo queste buste tipo dello shopping e sono davvero molto molto carine, e ho tutte queste applicazioni che sono già quelle preinstallate, tranne O, che è appunto il mio gestore telefonico, e poi abbiamo altre, tra l'altro una cosa nuova, un'app nuova di iOS 14 è Traduci, ed è un'applicazione che devo dire mi piace un sacco, perché praticamente posso avere il traduttore, adesso ho già il traduttore che è già un'applicazione proprio dell'Apple e non l'ho ancora sperimentata bene, però sicuramente adesso che andrò a scuola la userò molto di più. Ok, allora adesso poi abbiamo la seconda cartella, che c'è un bacino, il gattino che dà il bacino è troppo troppo carino, e ho messo Visco, in realtà è solo un'applicazione, solo che volevo fare tutte cartelle perché volevo mettere emoji diverse e poi non mi piaceva se era un'applicazione poi il resto cartelle, quindi ho fatto una cartella con una sola applicazione. E c'è Visco che uso per modificare le fotografie, però per modificare gli effetti, i filtri, quindi è davvero molto molto utile. Come terza cartella abbiamo quella dei social, ormai credo che ovviamente tutti conosciate questi social, comunque c'è l'angioletto e mi piace davvero tantissimo. Allora abbiamo 21 buttons, che in realtà non sto usando più in quest'ultimo periodo, aspettate che la apro, ultimamente non la uso più, anche se ho appena notato che ho il verificato, cioè lo sapevo già, però mi pare di non avervelo mai detto. Comunque ho il verificato, davvero grazie a 21 buttons. Comunque non posso da tantissimo, circa da un annetto comunque, e ho appena notato che nell'ultima fotografia ho proprio una felpa che indosso oggi, che avevo preso da Bershka, e quindi niente, non posto da veramente tanto 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 tempo. Però fatemi sapere se dovrei ricominciare a postare, a pubblicare, perché altrimenti vi dico dove compro le cose, o su YouTube o su Instagram, non più su 21 Buttons. Però fatemi sapere se voi comunque volete che continui a pubblicare. Poi abbiamo Snapchat, che vabbè uso solamente per i filtri, quindi è inutile anche se vi dico il nome, tanto non la uso, anche se vedo che molte persone riescono a trovare il mio nome perché probabilmente l'avrò detto in qualche video e mi aggiungono tantissimi, e però io non lo utilizzo davvero mai Snapchat. Poi abbiamo Instagram. Allora, su Instagram
mi dovete seguire assolutamente, perché è il social che utilizzo di più, sia TikTok, sia Instagram, sia YouTube, però anche Instagram, perché comunque potete scoprire più della mia vita grazie alle storie. E sto facendo danni con questa luce, perfetto. Ok, allora appunto potete scoprire tanto sulla mia vita, molto, grazie alle storie. Io cerco sempre di essere molto attiva, quindi mi raccomando seguitemi là, che sto pubblicando anche tante cose molto carine, quindi andatemi a seguire. Seguitemi su Instagram, mi raccomando, mi chiamo Marika Style. Seguitemi! Oppure ragazzi, mi dovete seguire anche assolutamente su Polvere di Stelle Collection, che è appunto l'Instagram, la pagina della mia linea di moda. Mi dovete seguire mia, di mamma e mia sorella, Marika Salva, mia Annalisa 39, assolutamente mi dovete seguire qua, perché è molto importante. Tra l'altro tra poco uscirà la collezione invernale, state attivi perché sarà fantastico. Ovviamente vi farò un video, come feci per il primo video dove vi faccio vedere tutta la collezione, vi farò un video dove vi farò vedere la collezione invernale, che è bellissima. Tra l'altro questo profilo vi ricordo che non lo gestiamo noi, però ovviamente ce l'abbiamo io, mia mamma e mia sorella, seguiteci qui. Poi come potete vedere, vabbè, c'è TikTok, quindi mi raccomando seguitemi anche lì. Ultima cartella è questa qua, che l'ho segnata con un fiocco e mi piace tantissimo. Allora, YouTube non l'ho messo vicino ai social, perché comunque più video da guardare, quindi l'ho messa assieme a Netflix. Quindi ho Netflix e YouTube, app che conoscete sicuramente. YouTube seguitemi, che c'è un tastino qua sotto, iscrivetevi, perché siamo quasi a 100.000 e per i 100.000 ci sarà una sorpresa fantastica, quindi seguitemi. Bene ragazzi, il video è finito, se vi è piaciuto lasciate tanti like, fatemi sapere se vi piace come ho organizzato il mio telefono. Io vi mando un bacino, seguitemi sui miei social come sempre, lascio giù in info box, commentate se si può, condividete e iscrivetevi al canale, cosa più importante. Un bacino al prossimo video. Sayonara!